Matteo Cardella, ancora una partita un po' sfortunata del Montecchio. Diciamo che per l'ennesima volta squadra che va in vantaggio si fa raggiungere in circostanze anche un po' strane per certi aspetti, dopo che non riesce a riprendere la partita come era successo con Valdani. Tuo parere? Buonasera a tutti. Penso che sì, è vero, siamo sempre ottimi primi tempi, anche tante volte dominando, come penso anche stasera, come a Viareggio. Mentre il secondo tempo magari un po' troppe disattenzioni difensive, gol, prendiamo ancora gol strani, forse sarà l'inesperienza, sarà stanchezza mentale, non so, sicuramente col mister in settimana ci lavoreremo e ci lavoreremo sempre come abbiamo sempre fatto e la prossima partita daremo sempre il meglio come abbiamo fatto finora e cercheremo di non avere più questi cali nel secondo tempo e di portare a fondo la partita e di portare a casa 3 punti che penso che ce li meritiamo. Tra 3 giorni il Montebello su questa pista è una partita che non è decisiva ma assume una certa importanza visto appunto le classifiche che si è venuta a creare, visto che comunque sicuramente il Montebello è una squadra alla vostra portata. Beh, penso che qualsiasi squadra affrontiamo dobbiamo affrontare nella stessa maniera. Noi entriamo in pista tutti i giorni all'allenamento per arrivare al sabato e portare a casa più punti possibili, quando 3, quando 1, e poi ci sono le partite sfortunate che, come sta capitando adesso, che portiamo 0. Merito anche delle altre squadre, però cioè, sì, sicuramente noi faremo il massimo per portare a casa questi 3 punti perché ce li meritiamo, siamo in casa nostra, dobbiamo tirar fuori anche un po' di orgoglio e di cattiveria agonistica e pensare a vincere perché dobbiamo portare a casa questi 3 punti, come hai detto te, sì, è decisiva penso perché nella classifica siamo lì tutte e 3 punti ci farebbero molto comodo, soprattutto in casa. Grazie mille, in bocca al lupo per Salvo. Crepi il lupo, grazie mille.